Vorrei che chiudessi la tua presenza con quello che vuoi, ti lascio libertà di parola. No, io semplicemente dicendo che non riesco a capire oggi come si possa difendere un presidente Mattarella che scende nell'agone politico, che fa un discorso politico, che terrorizza gli italiani con l'aumento dei mutui del 20%, li terrorizza sul risparmio, li terrorizza sugli interessi, quindi fa un manifesto politico, mette un veto che non c'è questa prerogativa nella nostra Costituzione, un veto perché la pensa diversamente, quindi per un dissenso politico. Io questo lo trovo, e noi di Fratelli d'Italia lo troviamo gravissimo. Io credo che tutti questa sera dovremmo avere la casacca della nazionale e non quella della nostra squadra, ed essere tutti arrabbiati come delle pantere perché è stata calpestata la democrazia, perché ci troviamo in una repubblica presidenziale senza che ci sia stato il voto popolare. Ve lo dice chi, e voi lo sapete benissimo, come noi, che Fratelli d'Italia non era d'accordo su questo governo. Quindi noi non è che abbiamo detto evviva il governo giallo e verde, tant'è che abbiamo dichiarato che stavamo all'opposizione. Detto questo, prima abbiamo gli interessi degli italiani, della democrazia, della sovranità del nostro popolo, di non farci dettare le regole da chi in questi anni ha fatto tanto, tanto, tanto male agli italiani dal punto di vista economico, dal punto di vista della sicurezza, perché qua tutti riempirsi la bocca d'Europa, ma ci hanno lasciati soli come dei cani sul gravissimo problema dell'immigrazione. E quindi piantiamola, siamo tutti italiani, e oggi quello che ha fatto il presidente Mattarella è gravissimo, non grave, gravissimo. Allora ti salutiamo e andiamo da Giuliano Cazzola.